Sei pronto per una storia di coraggio e amore incondizionato? Oggi voglio parlarti di Costantino Vitagliano, un personaggio pubblico che ha deciso di raccontare la sua battaglia contro una malattia autoimmune senza mascherare nulla. Costantino Vitagliano, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha svelato di essere alle prese con una malattia ostica per la quale non esiste ancora una cura specifica. Le sue parole sono un monito importante per chi si trova a combattere la stessa battaglia, perché dimostrano che la voglia di vivere può essere un faro di speranza anche nei momenti più bui. Durante i primi momenti di difficoltà, Costantino ha ammesso di non sapere nemmeno cosa fossero le malattie autoimmuni. Ma la sua determinazione a non arrendersi è stata palpabile sin dall'inizio. Adesso ne faccio parte anche io, ha dichiarato con forza. In questo percorso così complicato, Costantino ha trovato conforto nell'amore incondizionato di sua figlia Eila. La piccola, inconsapevole della gravità della situazione, dona al padre la forza di andare avanti ogni giorno. Le lacrime di emozione gli rigano il viso ogni volta che parla di lei. A lei cerco di non far vedere come sto anche se a volte non ci riesco, cerco di essere ciò che ero anche se è difficile. Le parole commoventi di Costantino Vitagliano rispecchiano l'amore profondo e la preoccupazione di un padre che desidera proteggere la propria figlia da ogni male. Spera che Eila abbia ereditato il suo carattere forte e determinato, e desidera passarle tutto l'amore possibile in ogni istante condiviso. Non possiamo che restare colpiti dalla determinazione e dalla forza d'animo di Costantino Vitagliano, che affronta la malattia con coraggio e dignità. La sua storia ci ricorda l'importanza di apprezzare ogni singolo momento con coloro che amiamo e di non arrenderci di fronte alle avversità della vita. In conclusione, la storia di Costantino Vitagliano ci insegna che l'amore e la determinazione possono essere un antidoto potentissimo contro la malattia e le difficoltà della vita. Lasciati ispirare da questa testimonianza di coraggio e ricorda sempre di apprezzare ogni istante con le persone che ti sono care.